È arrivato alla decima edizione il premio Semplicemente Donna, ospitato per la quarta volta consecutiva a Castiglion Fiorentino. Noi siamo al Teatro Mario Spina. Un premio per dire no attraverso le storie delle donne, appunto, che vengono premiate alla violenza contro le donne. Il premio Donna Coraggio è andato ad Anna Maria Spina. All'età di 23 anni ha subito una violenta aggressione da parte del suo fidanzato, che ha tentato di ucciderla. Sono frazioni di secondo, ma in quei secondi passa tutta la vita ed è come se tu ripercorressi tutto un percorso di vita che hai fatto precedentemente a quell'esperienza. E allora poi, almeno nel mio caso, ho sentito una luce così, così forte, così intensa, che mi ha riportato alla vita. Sul palco dello Spina non solo storie di violenze, ma anche grandi esempi, come quello dell'atleta Ambra Sabatini. In seguito ad un grave incidente le è stata amputata la gamba sinistra, ma questo non l'ha fermata. Durante Tokyo 2020 ha registrato il nuovo record paralimpico mondiale nei 100 metri ed è entrata ufficialmente nelle fiamme gialle. È il sogno di ogni ragazzo che pratica atletica leggera, perché diciamo che nell'atletica non ci sono squadre di serie A, serie B, così. E l'unica opportunità per noi è proprio di entrare in questi corpi sportivi militari che mettono a disposizione per noi un centro sportivo, gli allenatori, e quindi loro sono, diciamo, la fonte che mi sostiene. Il premio Donna per la Pace è andato invece a Joya Malalai e quello del giornalismo a Giovanna Botteri. Delle storie umane, di vita straordinarie, di coraggio, di forza, di resilienza, di bellezza, di gioia, è veramente un onore trovarsi assieme a queste donne, poter stare su quel palco assieme a donne di questo livello e di questa grandezza.